Bentornati e benvenuti sul mio canale YouTube. Come sempre mi presento, io sono la dottoressa Sara D'Agostini, biologa, prani killer, insegnante di risveglio della coscienza e di cristianesimo esoterico. Bentornati a chi già è iscritto da un po' al mio canale e benvenuti ai nuovi iscritti che settimana dopo settimana si affacciano a questo mondo virtuale, ma anche poi realistico che sto cercando di creare, che è quello con il mio canale YouTube. Da poche settimane sono attiva sia per quanto riguarda il risveglio che per quanto riguarda il cristianesimo iniziatico, detto anche esoterico. Oggi ho per voi una novità. Introdurremo proprio oggi con Sant'Antonio, il santo di Padova, introdurremo una nuova rubrica di questo canale, sempre inerente al cristianesimo esoterico, ma una rubrica nuova intitolata proprio ai santi, perché vedrete che nel corso delle prossime settimane, in particolar modo per tutta quella che è l'agenda del 2024, ci saranno delle novità sul mio canale. Anzitutto la rubrica dedicata ai santi e poi ci sarà anche una rubrica dedicata alla salute e all'alimentazione, di cui io come biologa mi occupo. Quindi è per me molto importante costruire questo canale insieme a voi, quindi mettete un like, condividete il video, ma soprattutto commentate, commentate i video anche facendo delle domande o delle considerazioni, quello che volete, ma cerchiamo di interagire. Inoltre un video al mese sarà in diretta e presumibilmente sarà l'ultimo sabato di ogni mese. Presumibilmente, ora vediamo insomma nella nuova riorganizzazione del 2024, ma sicuramente un sabato al mese ci sarà il video in diretta e vi farò sapere quale sabato sarà. Quindi ogni mese, sempre lo stesso sabato, ci sarà la diretta. Questo è un modo per stare in contatto con voi. Potete aspettare la diretta in modo tale da interagire e quindi far sì che ci sia anche proprio uno spazio di scambio diretto con voi e non solo di comunque contenuti registrati, seppur a livello di impegno, di energie e di contenuti è il medesimo risultato sia per i registrati che per i video in diretta, però è un modo per avere un po' più di contatto con voi. Oggi inauguriamo questa nuova rubrica dei santi, parliamo di Sant'Antonio, il santo di Padova, e quindi entriamo nel vivo, ma prima vi ricordo che il 16 dicembre vi sono 3 ore di seminario online sull'Arcangelo San Michele. Conoscerlo e amarlo per farsi proteggere. Sarà un seminario online molto potente in termini energetici. Vi parlerò dell'Arcangelo San Michele in termini iniziatici, quindi per esempio San Michele è la rappresentazione dell'autocoscienza e quindi vi spiegherò che cos'è, perché, come lo potrete ritrovare nella vostra vita quotidiana e come riportarlo nella vita di tutti i giorni e comprendere proprio l'utilità. Passatemi il termine dell'Arcangelo San Michele nella vita quotidiana. Quindi, se siete interessati a iscrivervi al seminario, trovate la locandina con tutte le info sotto nell'info box di questo video qui sotto. E comunque potete sempre scrivere alla mia mail saradagostini1988@gmail.com. Vi ricordo, come sempre, lo metto sempre in tutti i video, che lo scopo del cristianesimo iniziatico è veicolare l'insegnamento del Maestro Gesù Cristo al cuore delle anime. Quindi ricordatevi lo scopo e ora andiamo nel cuore di Sant'Antonio da Padova. Perché si chiama Sant'Antonio? Quali sono le sue origini? E partiamo proprio dal fatto che è il fiore del Portogallo. Cioè Sant'Antonio nacque a Lisbona, in Portogallo, il 15 agosto del 1195, quindi proprio a cavallo tra la fine di un secolo e l'inizio di un altro, quindi 1195, no, a cavallo col 1200. Nacque nel giorno della solennità dell'Assunzione, scusate qui c'è un errore di battitura, e quindi già nascere il giorno della solennità dell'Assunzione ci dice molto. Perché ci fa proprio capire, sapete che il giorno di nascita è importante, andate a rivederlo pure voi, il giorno della vostra nascita a che cosa corrisponde in termini liturgici, perché la liturgia è sempre collegata alla saggezza popolare, ma è sempre anche collegata al rapporto energetico col mondo, col pianeta. Quindi, per esempio, Sant'Antonio nacque il 15 agosto, che è il giorno in cui si festeggia la solennità dell'Assunzione. La famiglia era molto cristiana e piena di fede. La pia madre, pensata alla nascita del bimbo, si fece trasportare al balcone e da qui il neonato fra le braccia sollevato verso la cattedrale e offrì
alla Madonna il primo frutto del suo seno. Pensate, questo proprio perché era una donna piena di fede. Sant'Antonio aveva due fratelli maschi e due femmine, ma lui fu il primogenito, quindi alla fine erano in totale cinque, ma lui fu il primo. Anche questo simbolicamente è molto importante. Sembra che sia stato battezzato il giorno stesso della nascita o al massimo entro gli 8 giorni dalla nascita, come era usanza fare secondo l'antica tradizione che risale alla circoncisione di Gesù avvenuta, come si dice in Luca 2:21, quando furono passati gli 8 giorni prescritti. Quindi questo è molto importante anche da mettere a fuoco, quando furono passati gli 8 giorni prescritti. Oggi il battesimo lo si fa addirittura dopo mesi. E questo è un termine energetico, è un problema, l'ho spiegato molte volte nei miei video, l'ho spiegato anche nei miei corsi, lo spiego a volte anche nei seminari se rientra nella tematica, ma soprattutto lo spiego nei corsi di risveglio. Il battesimo, e poi trovate anche nel mio canale YouTube un video dedicato al battesimo apposito, quindi è uno dei primi video che feci proprio su tutti i sacramenti, battesimo compreso ovviamente. Il battesimo in termini esoterici va parimenti alla prima iniziazione, alla seconda iniziazione di Gesù Cristo che è il battesimo. La prima è la nascita, la seconda è il battesimo. E se voi andate a rivedervi tutta quella che è l'iniziazione del battesimo del Maestro Gesù Cristo, ritroverete anche il vostro stesso battesimo, o comunque quello che è il significato profondo del battesimo. Il battesimo significa, in termini esoterici, aprirsi a una nuova vita, aprirsi a una nuova fase della vita e anche favorire la discesa dello Spirito Santo attraverso i corpi sottili. Quindi il battesimo è importante sia come canale di comunicazione con lo Spirito Santo mediante l'antacarana, che è il canale che ci lega allo Spirito Divino, sia come forma di protezione. Quindi prima lo si fa e meglio è, e questo ne è un esempio con Sant'Antonio. Al battesimo il bambino ricevette il nome Fernando perché uno degli zii si chiamava così. Quindi in realtà lui venne battezzato come Fernando e poi vedremo solo dopo col francescanesimo prese il nome di Sant'Antonio e poi vedremo perché da Padova. Quindi è come se avesse proprio vissuto degli step, è stato battezzato come Fernando, poi diventato Sant'Antonio Sant'Antonio con il francescanesimo e poi diventato da Padova per una sua scelta, lui scelse proprio Padova. Quindi da frate assumerà il nome Sant'Antonio che passerà poi alla storia come sappiamo bene nell'albo dei santi. Quindi ricordiamoci bene che era portoghese Sant'Antonio, quindi nonostante il nome Antonio in realtà era portoghese, tant'è che il suo nome molto portoghese era Fernando. A Fernando piaceva molto il monastero dipendente dell'abbazia di Santa Croce a Coimbra e partecipava attento e devoto alle solenni liturgie e restava attratto dalle figure dei religiosi. Quindi lui si avvicina gradualmente alla vita religiosa, gradualmente e soprattutto perché aveva questa predisposizione e predilezione nel frequentare una vita monastica e nel frequentare anche una vita fatta da liturgie, preghiere, meditazioni, no? E prendeva ispirazione e imitazione da questo. Quando scelse la vita consacrata e religiosa, si diresse verso la vita agostiniana da cui prendeva ispirazione, quindi frequentava monasteri agostiniani e quindi infatti vedremo che a seguito della consacrazione, come vi scrivo qui, ricevette la tunica e la mantelletta, ambedue bianche, per iniziare il noviziato. Io vi ho indicato questi particolari perché li ritroverete anche nella vostra vita, cioè il colore bianco. Per esempio, ad oggi il colore bianco lo si utilizza in molte forme di meditazione, in molte forme di preghiera, perché il colore bianco non indica solo candore, ma è proprio l'unico colore che permette di non avere interferenze dei corpi sottili nel contatto con lo spirito divino. Quindi, non essendoci interferenze, è più facile la comunicazione con lo Spirito Divino. E infatti anche qui, quello che poi diventò Sant'Antonio, ricevette la tunica e la mantelletta bianca per iniziare il noviziato, che vi ricordo è un periodo di prova. Questo a seguito della consacrazione, per imitazione degli agostiniani. Fece poi i voti di obbedienza e castità. Trascorreva ore e ore intere in preghiera e meditazione, sempre raccolto in Dio anche mentre studiava. E questo è un altro elemento che vi ho evidenziato per farvi capire come il raccoglimento in Dio non è solo la preghiera. Ci si può raccogliere in Dio o lo studio delle sacre scritture, ma ci si può raccogliere in Dio anche facendo le proprie attività quotidiane, ma rimanendo sempre in comunione e in contatto. Certo è che se prima di un'azione importante leggete una pagina della sacra scrittura o pregate, sicuramente è un'azione che è energeticamente più diretta, ancora più diretta e totalmente consacrata alla comunione con Dio. Era un grande predicatore evangelico, per lui l'evangelizzazione era il primo e grande scopo.
Ma come predicava? C'era proprio una modalità di predicazione di Sant'Antonio che vi ho riportato qui. Il Signore gli aprì l'intelletto per comprendere le sacre scritture. Tenete conto che questo la preghiera lo fa. Ho fatto anche un video e un articolo dedicato al significato esoterico, energetico della preghiera. La preghiera ha proprio lo scopo di aprire i canali di comunicazione dei nostri corpi sottili e stimolare i chakra. Perciò lui pregava molte ore e questo fece sì che il suo intelletto si aprì alla comprensione profonda delle sacre scritture, la cosiddetta scrutatio, cioè lo studio profondo delle sacre scritture. La predicazione del santo si basava su mente, cuore, luminosità e soavità, verità e carità. Diciamo, questi sono un po' gli elementi cardini che riassumono tutta la sua predicazione. Ha un metodo di predicazione Sant'Antonio, al tempo Fernando, totalmente impostato sulla parola di Dio e impregnato di sapienza biblica, perché tra preghiera e studio delle sacre scritture la sua vita girava attorno a quello. Il metodo utilizzato è la cosiddetta quadriga biblica e vi spiego qui perché. Sant'Antonio ha costruito con l'interpretazione dei due testamenti, il Vecchio e il Nuovo Testamento, un carro a quattro ruote del quale l'anima si possa servire per sollevarsi fino a Dio, a somiglianza di Elia che su di un carro di fuoco ascese dalla terra al cielo. Quindi fondamentalmente era basata la sua evangelizzazione sui due testamenti. Con un'immagine metaforica che è quella di un carro a quattro ruote, del quale l'anima si possa servire per sollevarsi fino a Dio. Quindi l'importanza del rapporto tra anima e scrutatio, cioè tra anima e studio della Sacra Scrittura. Questa quadriga biblica è proprio la rappresentanza di quattro punti fondamentali della sua evangelizzazione. E poi figlio di San Francesco è molto importante perché è con San Francesco che diventa frate Antonio. Don Fernando lasciò l'abbazia, quindi nell'agostiniano lui era Don Fernando, lasciò poi l'abbazia che scelse per diventare francescano e da qui divenne frate Antonio. Indossò la tunica francescana, si mise a piedi nudi ed ebbe il nome nuovo di frate Antonio. La penitenza, considerate che era il pane quotidiano dei frati francescani, poi magari farò anche un video dedicato a San Francesco dove vi parlo un pochino meglio della regola di San Francesco, ma di fatto flagellazioni, digiuni, penitenze, veglie e asprezze di ogni genere. La vita, vivendo così, i figli del poverello sono sempre pronti ad andare ovunque senza difficoltà e a trovarsi bene in ogni luogo, perché ovunque possono lodare Dio ed amarlo. Considerate che questo era proprio il modus vivendi del francescanesimo e quindi noi consideriamo che quello che poi da Don Fernando divenne Antonio, Don Antonio, poi Sant'Antonio, scelse quindi una vita monastica che era ancora più aspra, quindi con il passare dell'età e del tempo, e questo ci deve far riflettere molto sulle nostre scelte quotidiane, scelse una vita sempre molto più dura, ferrea e monastica. E quando è che poi diventa il santo di Padova? Lui cominciò a manifestare la sua predilezione per la città di Padova, che allora era un centro molto popoloso e attivo per il commercio e per gli studi. Il santo avvertì che Padova era un centro focale per mettere in pratica l'evangelizzazione di grande portata. Per queste ragioni, nel 1230 il santo scelse Padova e qui trascorse gli ultimi anni della sua vita tra doni mistici, bilocazioni ed evangelizzazione. Insomma, due in particolar modo furono le bilocazioni più importanti che avvennero a Padova. Diciamo che la sua vita spirituale si era divisa bene tra abbazia agostiniana, francescanesimo e Padova, ma è a Padova dove avvengono i veri e propri miracoli. La predicazione di Sant'Antonio, considerate che mobilitava tutta la città, si osa anche dire 3.000 persone in ogni suo raduno. E tra i tanti numeri che vengono citati, pensate che morì il 13 giugno del 1231 e praticamente un anno dopo, nel maggio del 32, venne dichiarato santo. Questo è molto importante, vi ho voluto trasmettere un pochettino la vita di Sant'Antonio di Padova, ma anche le sue scelte per far sì che voi possiate far vostre, non solo in termini culturali, ma in termini energetici, riportare nella vostra vita l'esempio dei santi. Per questo con Sant'Antonio da Padova, con quale santo migliore di Sant'Antonio era opportuno farlo, ho inaugurato questa rubrica dei santi, che fa parte sempre del cristianesimo esoterico e che mi auguro sia per voi fonte di ispirazione, perché la santità, come viene scritta nel Vangelo, non è
Una meta irraggiungibile, ma è proprio la meta da raggiungere sulla terra, dove per santità si intende un risveglio completo dell'anima in comunione con Dio, quindi il risveglio della coscienza. Bene, io prima di lasciarvi, vi ricordo che se vi iscrivete alla newsletter avete la garanzia di poter comunicare con me. Sapete che i social non sono mai garanzia di comunicazione per n motivi che non è il momento qui di disquisire, ma che molti di voi sanno. Se vi iscrivete alla newsletter ricevete il mio ebook gratuito Risveglio e preghiera, dove trovate all'interno anche degli esercizi da fare per il risveglio e appunto la preghiera. E poi vi ricordo che tutti i giorni pubblico su Twitter una pillola di risveglio e di cristianesimo iniziatico che sono una fonte di riflessione, meditazione e ispirazione quotidiana. Bene, spero che sia stato di vostro gradimento questo video. Se è stato così, mettete un like o commentatemi qua sotto e condividete il video. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio come sempre col motto che ho fatto mio: non bisogna cercare di curare il corpo senza guarire l'anima. Ciao e tanto bene.